Ragazzuoli, rieccoci qua a tenervi compagnia con la quarta puntata della live di inizio agosto, Maratona Notte di San Lorenzo. In questa puntata finalmente vedremo le foto dei nostri primi passi da cosplayer, e in modo particolare il Torino Comics del 2016. Quel Torino Comics mi sta particolarmente a cuore perché il gruppo era a tema Star Wars e io per la prima volta ho indossato un incompleto costume di Darth Revan. Prima di partire col video, però, voglio rubarvi ancora qualche istante per ricordarvi di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e di lasciare magari qualche commento. Ricordatevi, ragazzi, sono cose che potranno spingere il video e ci permetteranno di crescere e di portare nuovi contenuti. Ma adesso partiamo col video e, come sempre, divertiamoci insieme. Sto tornando qua. Allora, io adesso vedo giro che minchia, che sei lupo mannaro. Ma questa maschera me la ricordo. In che occasione l'hai usata? L'ho comprata anni fa, non mi ricordo più dove, mi è piaciuta e poi l'ho tenuta praticamente. Ogni tanto a carnevale la tiro fuori. In effetti, idea il caldo che tiene sta roba qua, plastica, ed è quella, ma l'ho già fatta vedere. Sì, sono i cecchini. Ed è quella che voglio portarmi, è l'unica cosa che voglio portarmi dietro a Lucca Comics. Ma dai, quella. Perché è la maschera che, a parte che fa più effetto, ma che tiene un caldo pazzesco. Ah, Se, come penso, fa Lucca freddo. Comics è, esatto, fa freddo, giri per le strade e soprattutto col cappuccio, la cosa va da sé. In effetti, non Al hai tutti i massimo, torti. metto solo questa e via. Allora, qui siamo nel 2014, di fotografie ne abbiamo un po' di più. Bellissimo Trader G7. Sì, pensa che era il robottino che volevo da piccolo, che mi venisse comprato. Non è questo, quello che dici tu è della Ceppiratti, della mitica Ceppiratti, ed era trasformabile. Questo non sono sicuro che sia trasformabile, questo credo che sia solo come si può dire semovente. Mobile, sì. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' qua. Vabbè, qua c'era tutta la collezione Ah, qua. Qui fantastico. tanta roba. Non so quante centinaia di euro ci C'è, siano. c'è. Ah, lo vedi per Arias? Sì? Laggiù in Sì? basso. Ce l'ho. Questo qui ce l'hai? Aspetta, non. Però Sì, ce l'ho. è il pezzo che puoi trasformare e andare a congiungere con gli altri. O è solo Sì, Beralus? che sono introvabili. Gamper e Antares. Antares è il robottino a destra. Sì. Ok. E Gamper è lì a sinistra insieme agli altri tre pezzi di Daltanius. Tanta roba. Qui Star Wars. Di nuovo il maggiolino. Francesco, ciao. Vai. L'avevi già salutato, Francesco Planeta. Aspetta che io la chat ho sempre problemi a. Uno. Ciao Francesco. Scusaci, ma io ho ancora qualche problema di identificazione nella chat, nel senso che mi dimentico di guardarla di tanto in tanto. Devo cercare di trovare il modo in cui mi faccia qualche segnalazione che c'è qualcun altro che ha scritto. Ci deve essere un modo. Forse un segnale acustico. Non so, devo guardare. Che è successo adesso? Oh. Qui si passava dal disegno a mano, come abbiamo visto l'anno precedente nel 2013. L'hai frizzato. Chi? Hai la condivisione frizzata.
la condivisione frizzata. Sì, sulla live sta andando. Allora aspetta, che non vorrei che si fosse fatta per il via che... Ok, sì, sei ripresa. Ripresa. Questi qua invece erano i professionisti che facevano i direttamente... Ah, ecco, vedi. Vada. Ah, eccolo lì. Tanta roba. Purtroppo negli anni l'ho un po' schifezzato con ridipingendolo, però beh, vedi il... Sì, si chiama? Il busto di... Il busto è proprio quello. Sì, sì. No, quello è un bel pezzo da collezione. Qua apri. Qua entrano le gambe di Antares e poi le zampe si allungano e vanno sul e si allungano e metti giù, sì. Mi facciamo impazzire, ma come dite la cretinata, ma vedi in Singapore 1900. Comunque è anni 80, perché è ancora metallo, è ancora latta. Mm-hmm. Ma tu nella tua vetrinetta hai tanti bei pezzi che ti invidio. Grazie. Purtroppo alcuni sono veramente la collezione, altri un po' così. Perché oltre ad essere fuori dalla confezione, che perdono tantissimo, comunque sono scoloriti, qualcuno è deteriorato, davvero peccato. Però averli, guarda, io qualcosa avevo, non di importante, però negli anni sono andati persi. Solo adesso, tra virgolette, ho la cultura di tenerli. Infatti molti dei giochi di Andrea anche li sto tenendo. Lightyear, per esempio. Bravo. Quello sarà da collezione, anche perché avevi preso una versione di Buzz Lightyear originale, praticamente. Sì. E guarda lì, è deluxe. Peraltro ce l'ho anch'io. Perciò questo, prima che facesse una brutta fine, l'ho tolto dal giro. Perché l'ho messo? E qui invece abbiamo il nostro Gianluca alle prese con il suo mito Tony Stark. Gli esordi, diciamo. Vabbè, classici Harry Potter. Harry Potter e Hermione, o almeno così doveva essere. Qua abbiamo gli esponenti dello steampunk. Allora, questa particolare corrente, sinceramente non mi sono mai informato, ma credo che derivi dai videogiochi, dai fumetti. Guarda che ci sono dei costumi che sono assurdi. Per esempio la giacca che avevo preso anche a Debbie, ma comunque anche il costume che aveva usato poi, lo vedremo, Germana, sono spettacolari secondo me. Peraltro basta mettere la roba classica con degli archibugi pseudo avveniristici e tu hai fatto lo steampunk. Peccato che non sempre viene capito. Purtroppo il problema è quello. Poi c'era gente che vendeva tutte cose medievali, tanto di cappello. Si sono evoluti. Supergirl Capitan America. Questo è immortale. Assassin's Creed. Se riesco il prossimo anno mi vesto così. Guarda che tanta, questo è un bel costume, questo è tanta roba. Bel costume, sì. Ma piccato perché è azzigogolato. È complesso. C'è sopra giacca col costume, c'è il coprispalle, i bracciali, il sotto è relativo, però deve esserci anche la spada. Poi va di fortuna che, essendo un videogioco, è già un costume che non passa di moda. Mm. Anche per quello che io puntavo il cosplay quest'anno a un videogioco. E poi comunque continuano a riprendere, a svilupparlo, fanno delle versioni. Vabbè, questo è avanti e indietro nel tempo, quindi le versioni più o meno classiche le hanno create. Assassin's Creed, tanta roba, con tutto che non c'è mai giocato. Questo è proprio un bel costume, comunque è molto particolareggiato, molto
Secondo me ci sudava anche lui dentro, però molto bene. Cazzo, col mantello. A parte che questo Torino Comics mi sa che è in un periodo semifreddo, perché c'è Gianluca con la sciarpetta intorno al collo. Sì, sì, doveva essere ammazzo. Non so quanto facesse caldo. Questa cosa è un sit. Sì. Un sit. Sì. Non so se c'è già il nuovo Anakin in versione giovanile. Ah, può darsi. Per un attimo mi è sembrato, adesso non mi ricordo il nome, però era il servitore di Dormammu nel primo Doctor Strange. Ah sì, me lo ricordo, infatti. Però non ne sono certo, cioè, vedendo cosa c'è dietro. Eccolo qua, Maiolino. Ho saltato quello. Mamma mia. Maiolino mi fa morire la faccia. Mi fa morire con la sua espressione qui in questa foto. E anche perché dove ce l'aveva l'altra mano? È dietro, guarda, no, non ce l'aveva lì. Dietro, sì, sì. Passiamo all'altro. Grande, rispetto a Gadget, questo qua si è fatto vedere per 3 anni di fila. Tanto di capelli. È vero, me lo ricordo. Anche perché non era tanto leggero quel cappello. C'era tutto un meccanismo, con tanto però tanta roba, fatto bene, hai studiato bene. Sì, sì. Cioè, lo sentivi arrivare stile folletto di Babbo Natale, perché quelle ruote sulle scarpe facevano clink clink clink. Aveva fatto un bel livido, tanta roba. E anche questo l'avevo visto a Milano. Oh, mi sembra che a me stia andando a scattoni la live. Sì? Sì, adesso che lo sto guardando. Sì, a scatti la live, porca miseria. Allora, proviamo ad alleggerire un po'. Sì. Tutta quanta la live. Allora. Questa la tengo ancora, però altre cose magari le possiamo. Non so cos'altro spegno. Come va? La vedi se ancora scattoni? No. Mi sembra che adesso sia più omogeneo. No, è più fluido. Okay. Sì, è fluido, fluido. Vediamo, la tengo un po' d'occhio. Qui, dipinti. Altri professionisti. Display. Ah. Di chi? Non so. Non me lo ricordo. Anche questi. Però... io adesso, 2012, non... no, siamo noi che eravamo un po' più... A parte che qui c'era Gianluca che era scatenato, molte foto di quelle che abbiamo qui sono fatte da Gianluca. Sì, Gianji è sempre stato scatenato sulle foto, infatti i migliori scatti arrivavano sempre da lui. Sì, decisamente. Riusciva non solo a prenderli tutti, ma gli faceva delle bellissime foto, delle belle inquadrature. Sì. Infatti si è trovato in difficoltà quella volta che ha fatto quel costume Tony Stark. Ma no, quella è stata bellissima. Fermavano in continuazione, sì. Quindi lui dice aveva difficoltà a fare foto a sua volta. Daenerys. Daenerys, giusto. Poi i venditori di spada a queste occasioni si sprecano. Mamma mia, quanto ce ne sono. Non ho capito ancora come ho fatto per anni a tenere. Ah, laggiù abbiamo Spider-Woman o qualcosa di simile, non mi ricordo più. Spider-Man lo vedo un po' moscio comunque. Deve essere il nonno di Spider-Man. Sì, ha messo i pantaloni un po' lunghi. Peraltro credo che andasse in giro più di nudi, quindi tanto di cappello. Questo è un altro. Questa cosa come essere un po' di Gianni. Sì, sì, no, molte sono di Gianluca. Aspetta che rispondo alla moglie.
Ok. Qua. Il quartetto si ricompone. Il quattro notizzetto. Bestiale quello Zaku, forse così. Qua erano quei pazzi scatenati che andavano in giro. Ah no, 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 mi sto confondendo. Pazzi scatenati erano quelli che andavano in giro suonando musiche celtiche. Vedevano tutti vestiti a puntino. Questo Questi erano lo vedo un bel po' di di anni. Tolkien. Mamma mia, adoratore di Tolkien. Un costume, un Superman Returns, anzi, un Superman l'uomo L'uomo d'acciaio. d'acciaio qua, sì. Molti anni prima che uscisse. Madonna santa quanto tempo che è passato. Ah, questo vabbè. Questo l'ho apprezzato tanto. Anch'io, anch'io. Esmeralda E e Capitan Capitan Harlock. Harlock. Avevo voluto vestirmi anch'io così, devo ammetterlo. Solo che il costume, per quanto l'abbia trovato, costava minimo 140 euro, 180 euro, costava veramente un botto, cioè pantalone, stivali, maglia e mantello. I Ghostbuster, anche questi sono dei altri Sì, impallinati, ma anche quest'anno c'erano. Non so se sono erano sempre gli anche questi, stessi questi o. sono immancabili come l'Umbrella Eh. Corporation, questi sono veramente tanto di cappello, ben organizzati. Poi non mi ricordo più, erano fatti in quel materiale che usa tanto Erika, Sì. come si chiama, il uniforme, Una sorta di. Sì, materiale plastico che si fissa. non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo. Ah. Lego Star Wars. Anche questo costa un sacco di soldi. Guarda Ho sbagliato. Ho peccato troppo. che c'è il cambio di Tony Stark, anzi no, della Di cosa, chi? Kit visto da dentro, veramente bene questo A casa da bianca. base bianca. Questi credo che siano i Gunpla, un'associazione dedicata a tutti i modellini di Gundam e Zion, Questa che mi questi piacerebbe averla come collezione, la base bianca. Cavacca, anche che era bella grossa. Prima Bella, bella. o poi la trovo e la prendo, anche perché di Gundam si sprecano, insomma, si sprecano le versioni a qualunque prezzo, cioè da 50 euro a 500 euro, e alcuni sono trasformabili addirittura, Sì. per dirti. Alcuni sono Mario interessanti. ne ha diversi. Mario credo che ne abbia due. Due? No, forse più. Io tre forse al massimo. Guarda che diorama questo. Credo che sia l'F91. Roba. Sei un mondo. Anzi, sei lo Jupiter. Che trovi spade. Ah, tutta roba. Un anno c'era uno che è palestratissimo. Quello sì che aveva il physique du roi. Bestiale Joker Sì, lo ma Jun Fong. quello di quest'anno con un personaggio di un anime, dopo te lo faccio notare, con la testa da maiale, te lo ricordi? Ah, il personaggio che adora mia figlia Francesca. Non mi ricordo come si chiama. Faccia da cinghiale. Sì. Rinosuke. C'è anche Andrea che lo segue. Inosuke fa scassare perché è di Demon Slayer ed è sboccato, grezzo, micidiale, e poi toglie la maschera, ha la faccia da femmina. Molto ingentilito. Qua per anni la Umbrella Corporation è riuscita a portare un elicottero, non credo che fosse vero, ma sembrava veramente tale. Qua facevano, come ancora quest'anno, e l'hanno fatto. Facevano le scene Sì, è del film, vero. teleportazioni, tutti i zombie. E ti truccavano anche se volevi partecipare. Truccavano.
sì, tanta roba. Ma sono belle queste associazioni, gente veramente impallinata. I più belli in assoluto rimangono oggi di Generation. Qua non ho capito cosa abbiamo, però. Boh. Anche queste non conosco. I costumi, per carità. Sì. Qui invece le ho conosciamo. Ah. Porca vacca, ce l'avevo sulla punta della lingua. Chi? Quello di prima? Il nome di... No, il nome di quella nostra... Ah, la nostra amica. Non me lo ricordo. Qui ci voleva anche Mario. Ci voleva Mario, porca miseria, che testa. Sì, mi ha detto che alle 10 era già detto. Sì. Ce l'ho sulla punta della lingua. Io ho ancora la pettorina che aveva fatto lei per giocare a World of Warcraft. Ti ricordi quando abbiamo fatto la grigliata? Naruto, stiamo, questi sono originali, il valore, tanta roba, sì. Uno dei tanti Wolverine, gli è venuta la voglia di farsi Wolverine. Sì. Questi personaggi vari. Cioè, quella è Halo. Questa qui di prima. Questo. Mamma mia. Questo si è sbattuto. Per farla così nei particolari, sì. Allora, il casco. Sai che ce n'è uno? Ce n'è uno simile per moto? Forse me l'avevi già linkato, sai? Che questi di ora mia nastra. Che Godzilla. Sì. Carini, ma non conosco. Guarda, la serie di grandi Mazinga. Guarda, questo qua. Scusa, Uno di questi, non so se fosse lui, che oltre ad essere truccato da Dio come Dark Maul, faceva parte sempre della GD Generation, riusciva a fare quasi le stesse mosse e acrobazie del film. Spettacolare, stile capoeira, sì, sì. Veramente in campo. No, ma lo ricordo quello, ma anche lui è uno di... meno. Per alcuni anni JD Generation era, come hai detto tu, come Umbrella, perciò ce n'erano molti. Adesso quest'anno ne ho visti pochissimi, per dire. Sì, sì, è vero, erano in fondo un po' relegati. Ah, che meraviglia, ragazzi. Goldeck con Goldeck II, il TFO, il delfino spaziale e la trivella spaziale. Beh, mamma beh. Mia. Mamma mia, non oso immaginare questa roba qua a tutti i costi. Bellissimo questo, l'ho visto un paio di Torino Comics. Anch'io. Questi non li conosco, ho il dubbio che siano personaggi di videogiochi. Questo era invece Galattica? O no, no. Star Wars? Star Wars, ma... l'alleanza ribelle, facciamo un po' di tutto. Titan 3, anche questa carina, ma questa non è stata disegnatore a palla. Figo quello di quest'anno che ti faceva il ritratto stile manga, veramente bello. Peccato che mi sono svegliato a fine giornata di chiedere un ritratto. L'ha abbozzato un po', l'ha abbozzato un po' tanto. Sono andato a inizio giornata. Il prossimo anno se la becco questa qua, mica arriva da Udine, rendi conto. Se la becco vado subito e mi faccio così, è ancora fresca come disegno, e me lo faccio fare abbastanza. Non stilizzato, insomma, abbastanza preciso. Tu dirai, cosa ti vuoi far disegnare addosso?
Sai già. Sì. Ci ho pensato dopo, solo che, o meglio, ci avevo pensato, però era un ritratto in coppia, quindi lei Giovanna sarebbe voluta vestire da Lady Oscar e io da un'altra cosa, e allora poi abbiamo trovato l'unione, no? Il vestito di coppia che era appunto Iron Man e Mrs. Popper. Ecco. Infatti. No, dai, il mio sogno è farmi ritrarre con stile Aquarius. Il cavaliere di Aquarius, il cavaliere d'oro di Aquarius. Mamma mia, spettacolare. A ciò che, dove siamo arrivati? 2015 e siamo Via qui. all'edizione di X-Men. Ah, quindi la prima, In cui, il primo esatto, Tomascos che abbiamo fatto da da cosplay. cosplay, quello serio. Eccoci qua. Cosa fare tutti insieme? Quale poteva essere il denominatore comune per capire cosa trovarsi? Alla fine abbiamo scelto gli X-Men. X-Men. C'era Miss Xavier, però quello da giovane, cioè quello Io del Giorni Futuro. vorrei capire dove l'ha trovata la camicia giusta, ma La camicia proprio anni 70, grande Giangi che ha fatto seguendo un tutorial su YouTube si è fatto le lame se ne è fatte finte da da solo. Ma tenere poi la pettinatura, guarda che è leggermente magrolino di viso, ma secondo me ci azzecca tantissimo, eh. Guarda che era uguale. sì, grande Giangi, infatti lo fermavano tutti per fargli le foto. Ma Gianluca è un perfezionista. Tanta roba. Madonna, come si fa a mettere gli X-Men con Visitors? No, cosa sto dicendo? La Scusa. Marvel, gli Marvel con Avengers con Visitors. i Visitors. Fury, tanta roba, Guarda è proprio che lui. sì. Capitan America non ci assomiglia. Vabbè, anche Thor non è proprio il suo viso, eh. Però diciamo che l'armatura di Eh Iron Man è tanta roba. sì, questo non so chi sia, Pocahontas. Contas, mamma mia, E qui c'era un po' di tutto. Mario ha si preso sono due. messi insieme, C'è non ho capito solo Mario, bene, se tu noti, di noi c'era solo lui. infatti non ho capito come ha fatto a simulare questo Ma gruppo, è che tutto poi c'è un steampunk, bel po' di eh sì, steampunk, è tutto un gruppo di steampunk. Sì, Dici? Sono solo sono steampunk. steampunk. Tu guardali, sono steampunk. Madonna. Tutti steampunk. Ah sì, c'era quello che girava con un'enorme ganascia al posto del braccio. Che roba. Probabilmente da qua che gli è venuta in mente l'idea Germana. Che questi la professoressa di Sì. Hogwarts, tutti i libri di Hogwarts, facciamo un po' di tutto. Questo è il cadavere finto che portano sempre Umbrella. quelli della Corporation, è molto realistico. Vediamo due ragazze così, che l'ho confermato quest'anno, prima di andare via. Eccolo qua. Palestrato e si stava veramente bene. Ehi! È una bella Non è così Daenerys. grosso, però diciamo sì. No, non è così grosso, però. Vabbè, questo è uno di quelli che può dire che è Ah, fisico. per carità. Preferisco Dice. la compagna, però. Quelli britannici. Ed ecco qui. Adesso mi devi ricordare come hai fatto il visore. Allora, Perché comunque me lo ricordo che c'hai. sono inguardabile per i capelli, Perché? Ma ascolta, aspetta, i capelli perché te li ri. Ciclope, Te li. gli X-Men,
Ciclope è castano. E io quando ero piccolo ero castano, adesso poi ero nero, poi sono diventato bianco, anzi grigio. E morale, mi faccio convincere da Germana a mettermi nei capelli l'enne, che mi dice: ma no, non ti preoccupare, è una cosa che va via subito, basta uno shampoo, no? L'enne è un tipo di inchiostro che sulla pelle non attacca, sui capelli sì. Soprattutto se ce l'hai bianchi o comunque grigi. Morale, sono dovuto andare al lavoro, quindi mi sono dovuto tenere così mezzi arancioni, mezzi scuri e mezzi marroni, perché ovviamente cambiavano anche di tonalità, per quasi 2 mesi. E per non farmi figure di merda ho dovuto dire che ogni volta tutti quelli che mi chiedevano dovevo dire che avevo perso una scommessa e quindi mi ero dovuto far colorare così i capelli, tu pensa, grazie a mia moglie. Vabbè. Allora, il ciclope invece di per sé mi ho trovato un bel giubbotto che poi era una felpa con fuori fuori una giacca di pelle, dentro una felpa con cappuccio, e ci stava abbastanza bene. E invece quei tipi di occhiali lì li ho trovati online su eBay ed è, non sono fatti per i cosplay, è un tipo di occhiali ci sono che ti porti per sciare, per assurdo, però azzeccato, ne sono più di quante immagini. Qua il nostro Gianji in posa, bellissime queste maschere. Ah, il cappellaio matto, peraltro il cappellaio matto è una sfigurata Alice nel paese delle meraviglie. Questo te lo ricordi? Questo il cartone è... te lo ricordi questo? No. È quello della... in cui c'è Max Pezzali che canta la canzone, mi sa. Che si chiamava quello? L'isola del tesoro. Il pianeta del tesoro o qualcosa del genere. Dai. Okay. Complimenti. No, bel costume, ma non mi ricordavo il personale. A volte schiaccio troppo. Qua abbiamo la cosa. Questi sono dei videogiochi. Non li conosco, infatti. No comment, perché... sì, è meglio non commentare. Eccolo qua! Che poi è una mezza minchiata come l'ho fatto. D'altra parte era il primo cosplay che facevo, perché Ciclope si veste di nero nel film, ma nei fumetti e nei cartoni animati il visore era giallo. Quindi ho fatto un mix di tutte e due cose, perché nei film lui si veste di nero ed è il visore nero, mentre nel fumetto, il cartone animato, il visore è giallo, ma lui è anche vestito di giallo, e trovare quella tutta gialla e nera, sì, tipo Wolverine col suo costumino, bravissimo, quello stranissimo costume. Ma action figures di ogni genere, molto belli. Ah, oh, ma perché schiaccio due volte? Cattis Everdeen, Xavier. E i Gianji invece, questa non so chi fosse, ma a fisico e al costume stava veramente bene. Action figure, infatti, action figures. E qui vediamo Germana. Esatto, che era tempesta. Ma guarda che ci stava, C'è una scena dove c'è una foto dove io e lei combattiamo. Aspetta, sì, me la ricordo. Potrebbe esserci. Oh, mamma mia, questa tanta roba. Questa è stupenda. Questa. Non so in che materiale fosse fatto, ma diamante così era da spettacolo. Veramente da perfezione. Questa è spettacolare. Era bella grossa. Era più di un metro. Proprio bei. Un'altra angolazione di mare, eccolo qua. Ma anche lì il costume è stato tra virgolette improvvisato con quello che avevate. Sì, lei si è comprata solamente la parrucca e forse solo il mantello.
Giangi. Fai il suo idolo. Con le lame appese. Lui da una vita. Warhammer, ragazzi. Space Marine. E questo ci ha investito anche sì. Ora. Umbrella. Umbrella Academy. Questo sembrava meno particolare come costume. Molto. Quello anche pieno. Pausa pranzo. Pausa pranzo. Mamma mia, capitanato. Ah, questa non mi ricordo. Ah sì, è un modellino, solo che io l'ho fatto da vicino, sembra meno alto. Fa tutta roba di Hogwarts. Il nipote di. Anche qui tanta roba. Questo è l'elfo di Signore dei Nebbi. Anche questa senza valore, cioè senza prezzo. Cosa si è tornato indietro, sai? No? Era forse un doppione. Forse un doppione. Cioè. Star Wars. Leia è cosa, Death Fan. Questo si era sbattuto, mamma mia, questo si portava in giro sta maschera che secondo me pesava. Completamente retroilluminata. Mamma mia, io non so quanto pesasse, ma si è fatto proprio un bel pazzo. Peraltro non so di cosa fosse. Eccoci qua. Fantastici 4. Bene, il vostro primo cosplay. Già. Eccola qua! Facciamo messa a stereo? In che senso? No, nel senso ne ha beccato qualcuno, Onda. No, allora, adesso si è un po' rasserenato. Faccio vedere. Almeno da questo lato qua, c'è la luna che splende e che crea contrasto. Vediamo se dal lato che da cui si dovrebbe vedere qualcosa, se si vede qualcosa. Aspetta che la giro. No, è nuvoloso. Da quel lato lì è tutto nuvoloso. Mi sa che dobbiamo rimandare la chiacchierata su San Lorenzo. Il problema è che si vedrà lo stesso poco. Anche se è sereno, nei prossimi giorni la luna sarà piena. C'è anche lì. Ah, è vero. Vedremo. Già stasera non era piena e poteva andare già bene. Però vabbè, però hai visto, cioè, se ci sono le nuvole, crea problemi. Sì, diciamo che si vede meglio probabilmente anche il programma. Io adesso dovrei utilizzare quella telecamera. Guarda, lì si ne vede una di ste. Tra le nuvole la vedi? Sì. Sì, qualcosa in effetti si vede. Se non fosse nuvoloso... Già. Vabbè, non siamo stati fortunati. Per esempio anche domani sera danno nuvoloso. Nuvoloso, però domani nel senso di venerdì. Domani sera che è giovedì, nuvi sparse. Caspita. Si annuvola proprio da dopo le 18. Pazzesco. Alla sera. E c'è venerdì dalle... Madonna, non ci credo, fa apposta. Dalle 21. Addirittura dalle 22 è nuvoloso, secco proprio. Vabbè. Quest'anno non è serata per vedere le stelle cadenti. Sì. Diciamo che si potrebbe ovviare.
con qualche altro. Ah, io poi ho sentito un paio di persone da poter chiamare per vedere, però un po' mi sono dimenticato, o magari mi sembrava anche di, non essendomi organizzato nel modo corretto, non volevo disturbarle più di Dovevamo tanto. fare tutto cena, verso le 9, secondo me. Sarebbe stato interessante, però. C'era Stefano che doveva essere al mare, perciò se era sereno lì dal mare magari si vedeva anche meglio. Io in effetti ho una mia amica che abita a Ceres. E Penso finisce. che Ceres è bello alto. Dipende sempre dalla zona. Il problema a questo Ma punto sono tu le stai in nuvole. alto? Anche il 2015 è passato. Il 2016 invece è stato il periodo di Star Wars. Ma sono un po' in ordine sparso, partiamo dalla prima. Il cosplay, buonanotte, Torino Comics di Star Wars, perché c'è stato il risveglio della Sì, forza dopo sì. 10 anni dall'ultimo film, La vendetta di Sith, che ha chiuso l'esalogia di Star Wars. Dopo ben 10 anni è arrivata il risveglio della forza con una sorta di cambio al vertice dei personaggi che riprendevano i primi della trilogia, cioè i personaggi della prima trilogia, cioè Luke Skywalker, Han Solo e Leia Organa. E qui anche Giangi ci ha messo tanto impegno come al solito. La Han Solo. pistola l'ha trovata da... No, È vero. Costava anche un botto. questa l'ha trovata poco, tra virgolette, perché era un giocattolo Ah, colorato, come l'ha ricolorata tutta, dandogli me. quelle... Anch'io. Lo vedi il fucile che ha Germana? Sì. È praticamente un fucile di Stormtrooper, perché la pistola che usava Leia era in realtà una Colt con la canna lunga. Sì. Ed era introvabile, quello che avevo trovato su eBay costava più di 100 euro, quindi Sticcate. inarrivabile, proprio impossibile. Avevo trovato questo finto fucile di Stormtrooper, era bianco e arancione, e ho messo un salino e ho dipinto tutto di nero. Non ancora. Mica che lavoro. Anche qui Mario nella versione da imperatore. Poi sono riuscito a convincerlo che io avevo comprato io il Sì. E mantello. Sono andato fino ad America per comprarlo. quel Beh, mantello lì l'ha preso anche Debbie per il suo costume, quell'anno. E qui ci siamo io e te. Primo costume anche per me questo. Enorme, infatti ho sbagliato la taglia. è costato 118 euro, mi sembra, quel costume. Ma perché era composto anche di varie parti, tranne gli stivali. Però bello, molto Aveva molto il bello. bavero, poi aveva la maglia, poi aveva il gilet, poi aveva la cintura, poi aveva i coprigambe, i pantaloni a zuava e il Oh, mantello alla la prima fine. volta che viene o vengo io te lo restituisco. Sì, non potevo fare. Purtroppo l'ho messo e a fine giornata ho detto mai più. Perché con tutto che mi hanno fatto crescere il pizzetto, potevo sembrare, avevo anche nodi da vecchio, gli occhiali non c'entravano una mazza. E qualcuno, non dico, mi ha preso per il culo, ma quasi. Dai, per quello che non ti... Non Ero pentito di averlo preso, sembrava assurdo. invece secondo me ti stava bene. Non so, anche lì bisogna avere il fisico. Alessia è vestita da Padme. C'era anche Darth Vader. Francesca è vestita da Darth Vader, da mini Darth Vader. Fa Malefica. Questi erano quadri.
fa di rilievo, Sì. tanta roba. E qui c'era il mio invece primo costume fatto da me, quello di Martina. È venuto proprio bene, caspita. Aveva riscosso abbastanza successo, l'avevano fermata parecchio per fare le foto. E lì in mezzo, anche se tutto nero non si vede, c'è Andrea Piccolino, Andrea, un Piccolino. po' di canto. Minchia, anche Ha qui tanta riscosso. forza. Questo, anche questo ha investito, sta Aspetta. supereroina, vero? Sì, non mi Sì, ricordo. quella di impossibile, di incredibile, credo. Non mi ricordo. Elastigirl, Non mi ricordo. primo costume di Elastigirl, Sì, vero? può essersi. Alessia, Jessica Padme, anche quella pistola a trovarla. Vedi com'era il coso, il mio costume da Obi-Wan. Non era malaccio, anche senza. Ah, guarda che è. Però qualche punto di cucitura glielo ho dovuto Ah, sì, dare, mi ricordo perché. che dovevi. Perché ti scivolava. Eh sì, è tutto l'incastro. Però, a mio avviso, era un bel costume. Ah, no, bello, bello, è bello. È tuo, è stupendo però. È troppo grande, guarda, troppo grande. Ho sbagliato la misura. Queste spalle qui non, Dici? sì, non dovevano scendere. Il corpetto scivolava giù, mi scivolava giù. Beh, però gli hai fatto già le No, modifiche. quest'anno qui non le ho fatto niente. Così come mi Ah, era arrivato, così l'ho tenuto. Sì, tutto così com'era. Originale. ah, Made in bello, Cina. bello. Vinciamo. Però comunque Tanto. questo rimane il Torino Comics che mi è piaciuto di più, sinceramente. Sì, Sì. Andrea, Sul passeggino. passeggino. Perché. Avevamo fatto un bel Sì, mi è gruppetto. piaciuto tantissimo. Poi i Giaggi, non mi ricordo più, c'era o non c'era? Sì. C'era? Era. Ah sì, giusto, era Ian Era Ian Solo, Solo. giusto, giusto. Ci avevamo intervistato, se non sbaglio. Guardate, la famiglia Star Sì, Wars, mi era una web ricordo. radio. C'era anche una foto in cui c'era. Si chiama Simone? No, non mi ricordo più. Aspetta, adesso che lo vediamo. Vabbè, io taglio da prete. Ma Guarda no, che avevo dai, poca barba bianca, adesso ce l'avrei tutta bianca. chi lo dice? Questa è Elsa, sì, Elsa. Sì. Di Frozen. Star Questa. Wars, guarda qui Yoda. Te lo ricordi che camminava basso? Sì, mamma mia, sai che male di ginocchia aveva avuto fine Però giornata? qui, quest'anno qui, secondo me è stato quest'anno e l'anno successivo è stato l'esploit di Star Wars. C'era tantissimo Vero. su Jedi Knight, c'era tanta gente, tanta tanta gente. Questo, come si chiama? Non mi ricordo più. Ah, Silvio, Silvio, Moscufo. Silvio, cazzo, Silvio. Ma lui non era vestito, No, c'era sua figlia. però ci eravamo ritrovati. Guarda, guarda poi Andrea. Sì, è riuscito a Scusa, beccare perfino Io adesso devo il fare. cugino di mia moglie. Guarda mio figlio dove si era messo la spara. No, non l'avevo visto. Io, quando l'ho visto la prima volta, ho detto niente, non c'è niente da fare. È l'espressione anche che fa. Fantastica, bellissimo, non la ricordavo. Comunque, va È sempre bene. il solito cadavere. Il mio patatino. Anche qui il cinturone se l'era fatto tutto lui, eh. I pezzi di plastica non mi ricordo come l'aveva fatti, ma l'aveva Con la con la resina. resina. Sì, è bravo a fare le resine lui. Gandalf. Guarda che ci stava troppo bene. Secondo me ti stava bene.
Sì, come misura non avevo neanche dovuto No, no. fare la modifica più di Ma è tanto. proprio bello il costume, a mio piacere. Anche qui è improvvisato, quello di Debbie è improvvisato. Ah, secondo me stava bene senza cappuccio, per il resto gli donava. Magari avrebbe dovuto avere una spada o un Ce bastone l'aveva la magnetico. spada rossa, ma era un cavaliere Sith, eh? Ah, vedi. È fatto anche questo di... Aspetta, forse c'è una parte in cui è senza il cappotto. Sì, mi ricordo adesso. Vado un po' più veloce. Questo è fatto tutto con pezzi di recupero, tra virgolette. Ed è la parte più chiara, sono tende. È venuto benissimo. Sono delle tende sistemate Sì. così. Penso. Vediamo così. Guarda che eravamo un bel gruppo qua. Sì, vero. Qua mancava appunto Eh Debo, sì, perché che era lei che ha sì. fatto la foto. È il mio patato. Quanto era piccolino. Bene, questo è anche roba. Un bel gruppo. Vero, una foto di gruppo. Veniva bene Mario, quella quel mantello, porca miseria. Vedi, tanti... Ah, quelli Star Wars, è vero, quelli della Morte Nera, Ah. tecnici della Morte Harley Quinn... Cos'era Death Note? Non Nera. Sì. mi ricordo. Può darsi, bravo. Non mi ricordo. Bravo, penso a Death Note. Qui oltretutto c'è... non avevo ancora modificato. Vedi che è proprio un gonnellone. L'anno successivo l'ho fatto tagliare in mezzo. Ah, Gli ho ecco, aperto infatti le... Gli ho stava aperte le benissimo. gambe. Oltretutto faticavo a camminare. Secondo loro sì. Guarda che bello questo patato! Mamma mia quanto è bello sto patatino! La Vedi? spada più grossa di Vedi voi. che era stretto, alla base era stretto. Dai, non ci avevo mai fatto E caso. dava fastidio quando camminava. A parte che gli stivaletti li ho usati quell'anno lì, li abbiamo presi insieme, io Debbie. e Gianluca. Ah, ma Sì, dai. me l'aveva detto lui dove andarli a trovare. Però erano scomodissimi. Sì? Sì. Piatti, dentro sono piatti. Se ci cammini un pochettino ti senti i piedi che ti fanno male. Che faccia! Che faccia! Avevate rappato ben bene, eh? Rispetto al cappellone che Sì, adesso. mamma mia. Hai visto quanto vi sono cresciuto? Qua è bellissima sta foto qui. Qua mi sembra che gli avessimo fatto la Sì, scenetta adesso lo... di Kylo Ren che dà la Sì. spada e viene trafitto. Anche qua se l'ha messo in posa Ma bene. qui l'avevate comprato il costume? Lei sì, l'ha comprato. Le scarpe no. Qua, versione più Da anziana. giovane vecchio. Però ci sta. Questo Spider-Man è meglio dell'ultimo che ho visto l'altra volta. Octobus. Ma deve avere il fisico per fare Spider-Man. Portalus. Catwoman. Ah, spettacolo sta Catwoman, non me la ricordavo. A lei quindi. Solo doppio scatto. Fa una sorta di doppio scatto. Sì. Si setta, si adatta. Un po' sfocato. Darth Maul in versione femminile.